In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Ci sarebbero milioni 42 di su domande, ma insomma, Ertrigo. poi uno deve scegliere, spero di aver fatto le scelte giuste. E con voi due l'argomento è il rapporto tra uomo e finanza, tra Davide e Golia. Chi è Davide e chi è Io Golia? sento No, Nin, perché se... che vuol dire che praticamente la parola nunc, la parola latina, che vuol dire esattamente ora, non un millisecondo dopo, la sua versione greca, che però loro non l'hanno pensata, neanche l'hanno inventata loro, ce l'ha inventata un computer che hanno messo Perché la parola subito volevo fare un screen. movimento d'arte, anche se non avevo la minima idea di che cosa si Quindi la European tratta. Systemic Risk Board nasce con l'idea di controllare nel sistema finanziario più allargato, non solo le banche, quindi qualunque intermediario finanziario e anche i mercati finanziari, controllare che non ci siano delle vulnerabilità, dei rischi che facciano sì che si interrompa il funzionamento del No, lei sistema parla di finanziario. libertà della ricerca, è bellissima questa cosa. La libertà, non solo, anche la gratificazione del pensiero che si evolve in continuazione, questa cosa è meravigliosa. Meravigliosa. Ascoltavo una sua cosa che parlava degli stress test per le banche, È cosa uno scenario che sono? simula una situazione di avversità delle variabili macroeconomiche e da lì cosa vuol dire fare uno stress test? Vuol dire andare a verificare come la solidità della banca si comporta in questo scenario. Quindi, se la banca ad oggi ha un livello di capitale, non so, del 15%, se siamo in una situazione di scenario avverso, in uno stress test, quanto sarà il livello di capitale? Dico capitale perché il capitale bancario viene visto come primo parametro di stabilità della banca. Invece il problema Quindi è che per se... me c'è denaro, nel senso perché i fondi che mantengono il mio privilegio non vengono proprio dal privilegio di altri, vengono da enorme privilegio di pochissimi altri, che sono poi quelli che comprano queste opere d'arte come quelle che faccio io, che sono, diciamo, Ai overpriced, che hanno. iperprivilegiati, Che sono quelli collezionisti professionisti, chiamiamoli. Allora, quelli lì più crisi c'è o più problemi ci sono, magicamente diventano più ricchi, no? Anche se sono banchieri stessi, loro, anche se la loro banca è fallita, come sono fallite le banche nel 2008, anche se l'economia viene distrutta. Infatti, in questo momento magicamente. di crisi siamo proprio in un fenomeno dove l'arte vende più di denaro, Tipo. chiamiamolo denaro. Non so se questa parola denaro ormai ha senso. C'è una parola colombiana molto bella che è ucube, la usano nell'Amazonas, che vuol dire resources. Julian Assange, come si collega con uno come me o addirittura con uno come Bill Gates, no? Sta nel gioco dell'informazione. È nel gioco dell'informazione, che guarda caso è molto cool oggi. C'è proprio un'iperindustria, anche Non tutta uno, tutta milioni di l'apertura industrie verso in informazione. C'è come farla più aperta, più veloce, più fantastica, più trasparente. Allora si costruiscono Silicon Valley, ci sono persone geniali su come farlo, proprio creare i protocolli di informazione che sono super effettivi. Assange è uno di loro. Infatti è riuscito a fare una compagnia che è inarrestabile, cioè Rendiamoci conto che la Wikileaks. finanza entra veramente in qualunque decisione e qualunque attività noi facciamo giornalmente. Certo, e quindi Quindi la è domanda, fondamentale. certo, la domanda provocatoria che faccio a tutti, quale contributo offre alla società il lavoro che Quindi è svolge? fondamentale che tutti, ma tutti i cittadini, uomini, donne, bambini, adulti, abbiano una conoscenza base della finanza, perché quello è quello che veramente fa sì che possano svolgere meglio qualunque lavoro facciano e si possano proteggere, possano accumulare risparmi in maniera più corretta e quello che si possono anche difendere in maniera più giusta qualora ci sia una crisi o Di qualsiasi cosa. consapevolezza, E di certo, consapevolezza. è l'unico Ma modo di per base, riuscire. cioè ripartiamo da Certo, lì, poi c'è la certo, finanza spinta, la finanza cattiva, la finanza certo. di Wall Street, il capitalismo estremo, tutto quello che vuoi. Però io cioè, vorrei riportare l'attenzione sulla finanza Perché positiva finché della. io vivevo a New York, Londra, Parigi, Milano, andava tutto benissimo, era magnifico, perché comunque tutti vivono bene, cioè. Un poverino e prende poi la metropolitana che è pulita, non ci sono topi, nessuno ti viene a toccare e va a casa sua, nella sua casa, comunque c'ha acqua lì, accende la maniglia e gli viene un po' di acqua, beve un bicchierino di acqua, si rinfresca. Bene,
benissimo. Tu dici bene, però fantastico. Quando tu conosci il mondo da quell'altra parte, vai in Bogotà, vai in Colombia e vedi che no, non è così. Cioè, la persona che lavora per te, che poi è privilegiata perché può lavorare per te, però fa 4 ore al giorno in un bus che è proprio la fine del mondo, dove la tocchiano, la rubano, soffre dalla sua schiena, fa 2 ore per venire, 2 ore per arrivare, alla fine arriva, poi ritorna a casa sua e là non c'è terra nella sua casa, non ha proprio nel pavimento, non c'è terra e l'acqua magari non ce l'ha. O la toglieranno. Ecco, presto. L'evoluzione tecnologica rende necessaria reinventare la collocazione dell'umano all'interno del sistema di produzione di ricchezza, ma la ricchezza dipende dalla domanda dei beni che proviene solo dagli esseri umani e non dalle macchine. Quindi quale direzione per la finanza nel futuro? Certo, la finanza è anche molto automatizzata. Cioè c'è tutta una parte della finanza, del mondo finanziario che viene estremamente automatizzato e, tornando al discorso di prima, esaspera le fluttuazioni economiche ed esaspera le fluttuazioni di crisi. Ad esempio, perché i mercati finanziari hanno queste fluttuazioni così violente in questo momento? Hanno fluttuazioni molto violente perché ci sono delle macchine dietro agli scambi dei mercati finanziari, non ci sono più le persone. Quindi dipende di nuovo come sono usate queste macchine nel mondo della finanza. Però la domanda di beni e la domanda verrà sempre dagli esseri umani, non potrà mai venire dalle macchine. Però le macchine guideranno come la finanza funzionerà, perché lo stanno già facendo, insomma. Questo è bello inquietante. Qual è per te un quesito urgente che la società non esprime? Io sono molto preoccupata di come le nostre società stanno andando in termini di democrazia. Se posso, cioè l'Italia oggi è l'esempio più lampante di questa cosa. Cioè abbiamo un sistema democratico che tutti sosteniamo e tutti vogliamo sostenere, ma questo sistema democratico ha delle falle che non sono piccole e quindi contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.